Qui ho fatto la composizione di due fotografie per darvi tutta la spaziosità della trascinata guardia, di quello che rimane della trascinata guardia. Guardatela bene, perché tra un po' mi sa che non la vedrete più, in quanto l'azienda che lavorava lì dentro si è trasferita e quindi attualmente vi è sprangato e non promette niente di buono, come sempre in questi casi, visto che è una cosa privata. Questo è quanto è rimasto delle cascine dell'Alta Guardia, che erano un gruppo di cascine tanto importanti da dare come la strada che conduceva ad esse. Cascine che si estendevano lungo quella via che abbiamo visto partire dai bastioni fino oltre l'attuale scala ferroviaria di Quattro Mani, perché la via andava fino là. E c'erano queste cascine molto raggruppate, più alte, un pochino più giù. Di tutto questo è rimasto soltanto questo, più un altro paio di cascine, che però una è stata demolita negli anni 90 qualche cosa, e adesso l'altra è ancora in pericolo. Comunque è quello che ci è rimasto delle cascine dell'Alta Guardia. Non c'è molto d'altro perché la zona degli eventi è urbana, quindi c'era anche un pezzo di strada che poi è stato stupidamente asfaltato, perché tanto è una strada che non veniva usata dalle auto, dove si vedevano ancora la risada e le carrovecce, quindi fino a ancora una decina di anni fa, una strada che dimostrava tra l'altro il passaggio proprio di questa via e che sbucava esattamente dietro questa cascina.